Ciao ragazze, allora per questo trucco da tutti i giorni vi mostrerò anche la mia base fondotinta. Inizio applicando una crema idratante dopo aver lavato il viso con un detergente. È sempre importante comunque creare una barriera fra il trucco e la vostra pelle, appunto una crema idratante perfetto, anche un primer. E ora vado ad applicare un balsamo labbra sulle labbra. Appunto, è ovvio, perché è sempre davvero molto importante idratare le labbra e tenerle appunto idratate, non secche, soprattutto con questo freddo. Poi il prossimo passaggio che vado a fare è una cosa molto particolare che non faccio tutti i giorni, ma è applicare un primer per occhi nelle zone in cui il vostro fondotinta barra correttore tende più ad andare nelle pieghette, a me per esempio sotto gli occhi, nel caso avesse delle rughe magari intorno alla bocca, sulla fronte. È un metodo molto efficiente. Poi vado a prendere utilizzerò per la base due correttori, uno della mia carnagione e uno più chiaro. Inizio con quello della mia carnagione e vado a correggere i vari rossori e le varie imperfezioni, ad esempio intorno al naso. Vado poi a prendere un rossetto aranciato che vado ad applicare sulle mie occhiaie, e questo è diciamo anche questo è un altro trucchetto, e serve a contrastare il blu degli occhiaie. E trovo che sia molto, anche questo molto comodo e comunque economico, riuscite a sfruttare un prodotto in due modi perché le occhiaie molto marcate. Io a me basta il correttore, era giusto per mostrarvi questo passaggio. E vado poi ad utilizzare il correttore appunto più chiaro e vado a formare questa V che dà appunto luce e luminosità al viso, e la vado a sfumare con un pennello da fondotinta. Vado poi a fissare tutto con una cipria. Ora vado a dare dimensione al viso facendo un po' di contouring con questa terra e applico appunto la polvere con un pennello angolato. E la sfumo bene. Vado successivamente a prendere un blush pescato e lo applico sulle guance. Ora con questo illuminante in polvere vado ad illuminare gli zigomi e un attimo il naso, giusto un pochino sul naso per dare luce al viso. Quanto riguarda gli occhi vado solamente ad applicare il mascara, e siccome non avevo il piegaciglia sotto mano, ho usato le dita con un movimento naturale per piegarle un attimino. Anche sulle ciglia inferiori. Ora per le labbra vado a prendere un rossetto diciamo nude abbastanza scuro, un color labbra un po' scuro, e lo vado a picchiettare sulle labbra per non dare un effetto troppo tinto, troppo naturale, e sopra vado con un gloss corallo. Per le
le sopracciglia vado semplicemente a utilizzare un mascara trasparente, un gel fissante. Ora, spazio i capelli, mettete i vostri orecchini preferiti e siete pronte con questo look molto molto naturale, che comunque vi dà un aspetto molto sveglio e in ordine e carino. Io spero tanto che vi sia piaciuto, vi invito ad andare a visitare il mio blog dove lascerò tutti i prodotti. Ho aperto una pagina Facebook, quindi vi lascerò il link anche di quella, anche del mio profilo Twitter, quindi seguiti un po' da tutte le parti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!